mezzi di comunicazione o media sono prima di tutto dei fabbricatori di pubblico da girare agli inserzionisti pubblicitari. Radio, televisione, internet, giornali, riviste, in generale tutti i mezzi di comunicazione sono fatti per questo, nascono per questo, esistono per questo, se non lo fanno non esistono. Media non è che il plurale di medium, mezzo, quello che sta nel mezzo attraverso il quale, ciò che permette il passaggio da una cosa a un'altra, appunto medium. Media è il plurale, i media. Qualsiasi analisi sui media, sulla comunicazione di massa, non può prescindere da questo fatto che è la natura primigenia, l'unico elemento base che permette l'esistenza del medium. Alcuni media fanno questa attività, per loro assolutamente vitale, raccogliere pubblico per venderlo sostanzialmente a degli inserzionisti, in modo chiarissimo, cioè si vede, sono fatti per quello. Altri invece lo fanno in modo molto indiretto, tra le righe, molti cercano di lasciar capire, di far credere che non lo fanno per nulla, che agiscono per motivi di altra natura. Non sto parlando del contenuto dei media, naturalmente, sto parlando soltanto di ciò che permette loro di esistere, ma che li determina completamente, anche se solo parzialmente, nei contenuti. Inserzionisti chi sono? Viene inserzionista, viene da inserere, cioè collegare, sero serere vuol dire legare, mettere assieme, quindi sono quelli che vogliono collegare se stessi, una propria comunicazione, un proprio contenuto, alla sensibilità di qualcun altro, in pratica che vogliono instillargli, mettergli nella testa qualche cosa al pubblico che appunto cercano di acquisire da qualcuno che glielo fornisce in forma organizzata, che glielo produce. Diciamo che produrre pubblico e girarlo agli inserzionisti per un media è come per un umano, per una persona, respirare oppure mangiare, alimentarsi. Diciamo che se una persona non respira per un po' o non mangia per un po', muore. Lo stesso avviene per i media se non riescono a raccogliere in modo efficace, spesso nella sua formula più semplice viene detta audience oppure share, questi termini, non raccoglie pubblico o non riesce a trovare il modo di rivenderlo visibilmente, indirettamente, in qualche modo comunque a un inserzionista, muore, cioè il media non esiste più. Quindi bisogna dire che c'è una piccola differenza, parziale differenza, tra i media strettamente privati e quelli pubblici. Nel caso del media, la televisione, la radio, il giornale, la rivista strettamente privata, è chiara la ragione, è chiaro il meccanismo. Il giornale è pieno di pubblicità, la rivista non ha, per la maggior parte delle sue illustrazioni, contiene appunto immagini pubblicitarie, la radio soprattutto cita cose praticamente per proporre, per instillarle nella mente dei suoi ascoltatori e così via. Lo fa in modo esplicito, maggiormente esplicito, fa magari anche implicitamente, ma soprattutto esplicitamente. C'è poi il servizio pubblico che ha un meccanismo un po' diverso. Prendiamo il caso italiano, in parte il prodotto del servizio pubblico viene forzatamente rivenduto agli spettatori e più in generale ai cittadini. C'è un canone obbligatorio, nel caso dell'Italia una specie di patrimoniale sugli immobili, uno se ha una casa deve pagare un canone alla televisione di Stato, il servizio pubblico, che lo usi o che non lo usi, però mentre in qualche circostanza molto rara, si dice a BBC, c'è il contenuto dei media di servizio pubblico non ammette la pubblicità. Nel caso per esempio dell'Italia e di molti altri paesi, non solo molti poi in realtà, ma insomma di tutti i paesi, quasi tutti i paesi che hanno un servizio pubblico, consiste nel vendere anche il pubblico agli inserzionisti. Quindi viene raccattato diverso denaro per la vita del media, che infatti di solito sono piuttosto, magari sospirano, però insomma fanno girare un sacco di soldi, e perché prendono denaro
dagli acquirenti forzati, che sono il pubblico potenziale, e contemporaneamente dagli inserzionisti, a cui detto pubblico potenziale, pure pagante, viene venduto. Ecco, questa è un po' la situazione. Teniamo conto che quando c'è un medium, una rivista, un giornale, una televisione, che non sembra avere obiettivi particolarmente pubblicitari, fortemente ideologico, fortemente d'opinione, di solito l'inserzionista è il proprietario, cioè la gran parte dei partiti, dei gruppi di influenza, dei gruppi industriali possiede delle grosse reti televisive, di giornali e così via, perché persegue obiettivi di comunicazione e di inserzione che non sono necessariamente soltanto lo spot, ma possono essere di natura molto più sottile, ma questo lo vedremo magari in un'altra circostanza. Quello che preme sottolineare in questo passaggio, in questo breve talk, è che se vuoi capire la natura dei media, ripeto, non il contenuto in senso stretto, il giornalista fa tutto il possibile per produrre le notizie migliori e più corrette e più lontane dagli interessi dei suoi inserzionisti, il cantante cerca di cantare al meglio, e così via, ognuno che vi partecipa, però questo è il contenuto, l'esistenza della macchina mediatica è questa, perché si tratta di passare il pubblico alle industrie, a chi vende, ai politici che raccolgono consenso e che sono sempre in giro per le televisioni per questo, e quindi non si potrà mai capire realmente i mezzi di comunicazione di massa, loro azione, come ci si lavora, la psicologia del pubblico che li segue e così via, se si prescinde da questa regola essenziale. I media esistono perché sono fabbricatori di pubblico da vendere agli inserzionisti e non possono farne a meno.